Siamo proprio qui di fronte all'albero oggetto della mara scoperta che è stata fatta domenica mattina. Infatti, se sabato sera siamo andati appunto a dormire in pieno spirito natalizio, con le luci e gli addobbi perfettamente integri e con tutto il paese illuminato a festa, domenica mattina ci siamo ritrovati invece uno spettacolo a dir poco indecoroso, uno spettacolo che in cui gli attori protagonisti sono stati dei vandali che io definisco dei perfetti idioti, i quali non soltanto hanno provocato dei danni di natura materiale all'albero, che consistono nell'aver rotto e non sono più recuperabili le naturalmente luminarie dell'albero, le decorazioni, il basamento intorno, i paletti che fungevano da cornice all'albero stesso, ma soprattutto, e questo credo che sia il danno materiale di maggiore entità, hanno colpito un simbolo del paese, un simbolo di unità, un simbolo di comunità e soprattutto anche un simbolo naturalmente dell'atmosfera natalizia. Ora, questo ha provocato addirittura anche un cortocircuito dell'illuminazione che corre lungo le mura castellane di San Costanzo, quindi anche dei danni tutto sommato di non poco conto. Ma quello che voglio sottolineare è che questo è un albero che ha realmente significato di comunità, perché nasce da un progetto di collaborazione con la Proloco, che lo dona alla comunità, con il comune che lo illumina e lo installa, e con i bambini delle scuole che, nell'ambito di un progetto molto interessante che è Vivere il Paese, lo vanno ad addobbare. Tra l'altro lo addobbano a tema rispetto a quelli che sono i mercatini natalizi di San Costanzo, che si svolgono il 17 e il 18 dicembre, che sono i mercatini del baratto e del chilometro zero, quindi anche naturalmente gli addobbi sono fatti appunto con materiale riciclato, in questo caso con dei bicchieri in plastica. Ecco, l'albero, avete già visto appunto le immagini, credo le fotografie che sono state fatte nell'imminenza dei fatti, è stato irrimediabilmente distrutto. Ora noi andremo a visionare i filmati delle telecamere che ci sono appunto nella piazza e speriamo che effettivamente da lì si possa riscontrare qualcosa, anche se va detto che chiaramente le telecamere sono installate con delle finalità specifiche, che sono quelle della ZTL piuttosto che della sorveglianza degli immobili comunali, e quindi non sappiamo se effettivamente poi avranno oggettivamente registrato anche le immagini dei trasgressori e quindi dell'atto vandalico che è stato commesso. Detto questo, resta una denuncia contro ignoti, ma soprattutto resta una profondissima amarezza che addirittura è accresciuta anche dal fatto che proprio nella nostra regione, nella regione Marche, mentre a sud si piange non soltanto per i morti ma anche per l'identità ferita di paesi, dimostrando un attaccamento ed un amore per i paesi, più a nord, in questo caso a San Costanzo, si compiono degli atti vandalici che dimostrano al contrario una mancanza di attaccamento ed una mancanza di amore per il proprio paese. Quindi da qui il nostro sdegno e da qui il nostro grido: vergognatevi nei confronti dei trasgressori, nei confronti dei vandali che hanno compiuto questo fatto.